Eugenio Dursi, ufficiale, benvenuto a Foggia. Grazie. Ti leghi al club rossonero fino al 30 giugno 2023. Siamo al campo FIGC, le prime emozioni che hai vissuto indossando questi colori, colori rossoneri. È una bella sensazione perché so che Foggia è una piazza blasonata che merita altre categorie. Sono venuto qui perché mi voleva fortemente il presidente. Spero di ripagarla anche il direttore, già li conoscevo e sono molto contento che hanno una grande fiducia in me e spero di ripagarli come loro già sanno. Classe 95, napoletano doc, ma chi è Eugenio Dursi fuori dal rettangolo verde? Sono una persona come tutte le altre, umile. Questa è la mia cosa, poi sono molto socievole, poi mi conoscete durante l'anno, vi faccio vedere che persona sono. Non sono presuntuoso, amo lavorare, amo la mia famiglia e il mio lavoro. Ti faccio adesso dei nomi di calciatori che in passato sono stati anche legati al Foggia e tu magari li descrivi con un aggettivo, mi dici anche se hai avuto un rapporto di amicizia confidenziale con loro. Il primo è Lorenzo Insigne. No, non lo conosco di persona. Tatticamente poi tu sì, sei molto simile, sì, insieme. Non lo conosco di persona, però è un giocatore, è uno dei più forti giocatori esterni in circolazione, sia tecnicamente che tatticamente intelligentissimo. Poi è napoletano anche lui e quindi merita tutto quello che sta facendo finora. Il secondo invece è Ciccio Baiano, qui a Foggia, grande bomber dei tempi passati della Serie A. Sì, Ciccio Baiano è stato un gran giocatore anche lui, e hanno fatto la storia di questi club. E spero di fare anch'io col Foggia un grandissimo campionato e di portare il Foggia da dove merita. Il terzo nome non è legato ai colori rossoneri, ma è legato, penso, alla tua passione per il calcio, è Diego Maradona. Ce l'ho tatuato anche qui. Ce l'ho tatuato sulla mia gamba, sì, lui è il calcio proprio, perché inventava le cose come nessuno le riesce a inventare. C'erano tanti club su di te, sul tuo cartellino, tu hai scelto Foggia perché? Perché mi volevano fortemente, il presidente mi ha chiamato di persona e io lo volevo ripagare, che tante volte che mi chiama. Ho visto che il progetto ora è importante, vogliono salire, vogliono andare in B e quindi pure per la tifoseria che ha Foggia è di un'altra categoria e quindi ho preferito Foggia perché il mio cuore sentiva così. Eugenio, prima di lasciarti, perché c'è il campo che ti chiama, è in corso ovviamente la campagna abbonamenti, si possono torsivare l'abbonamento sia online sul sito vivaticket.com ma anche presso il punto vendita di Via Zara 87. Un saluto a tutti i tifosi del Foggia che ti aspettano in campo. Un saluto a tutti, fate tutti l'abbonamento, venite a vedere questo grande Foggia che quest'anno ci toglieremo grandissime soddisfazioni insieme.